gentlemen, boys and girls of all ages, step right up. Signore e signore, ragazza, bambini, introducing the incredibile, the amazing, solo per voi, da solo, on the strada, ladies and gentlemen, Vinicio Capossela! Benvenuto. Christopher Wonder, il mago personale di Vinicio Capossela, che non lasceremo andare via prima che ci faccia un numero di almeno 30 secondi. Vai Christopher. Ah sì, va bene. Ok, ho visto. Gli anello di qua, di qui. Passata qui, di qui. Ok, ho visto. Uno, due, tre. Hop! Ho visto. Scusa, troppo veloce. Un altro tempo. Another time. Ok, here we go. Uno, due, tre. Oh. Fantastico! Ta-da! Grazie a Christopher Wonder. Oddio, oddio, oddio! Arrivederci, avevamo bisogno di un viatico per accogliere degnamente Vinicio Capossela. Benvenuto. Grazie molto. Senti Vinicio, sono 3 giorni che canto sempre la stessa strofa. All'inferno voglio andare con un gigante e un mago. Dici che è grave? No, no, è stata pensata per questo, perché quando uno proprio se la vede brutta, almeno se all'inferno ci deve andare, almeno che ci sia almeno anche il gigante. Poi io non l'ho capita, però mi piace molto, mi dice qualcosa, e sono 3 giorni che penso sempre a questa strofa. Te lo dicono spesso fin da qua, ma vai all'inferno, e io ti dico, sì, va bene, d'accordo, basta che ci sia anche il gigante e il mago, questo è il modo. Me li porto. Senti, noi ci incontriamo qui per la prima volta, sono molto curiosa, tra l'altro tu hai la fama di personaggio molto difficile da intervistare. Sei molto difficile da intervistare? No, è solo che evito le interviste. Beh, e quindi insomma ci fa piacere che la nostra l'hai accettata. Ma aveva un titolo che non si poteva rifiutare. Cioè, le invasioni barbariche ti è piaciuto? Sì, sì, c'è una poesia di Cavafis che dice aspettando i barbari, alla fine anche loro sarebbero stata una soluzione e non arrivano. E difatti è proprio lei. Io però sono avvantaggiata perché ho sentito da solo e quindi anche se non ci conosciamo io in realtà ti conosco perché in da solo credo che ci sia molto. Beh, un disco che si chiama così proprio perché se uno magari si sente da solo ascolta questo disco e ci diventa. Però abbiamo anche previsto un rimborso spese. Se uno entro 10 giorni dall'ascolto non rimane da solo può richiedere indietro il prezzo del biglietto. Naturalmente è una condizione che lo riguarda nel profondo, non deve rimanere da solo, separato dagli altri, ma deve fare dei conti, diciamo, con qualcosa che gli appartiene profondamente. Ti ho sentito una volta dire a MTV questa frase che me la sono scritta. Qualche anno fa amavo incontrare ragazze che non conoscevo, poi mi è piaciuto più ballare, poi mi è piaciuto l'asfalto, i motel, gli amici, mi è piaciuto soffrire, mi è piaciuto inventare, mi è piaciuto il fascino delle divise. Aggiungi un po' di cose che ti sono piaciute dal fascino delle divise fino a oggi. Beh, dopo ho iniziato a interessarmi i mostri, la mitologia, la religione, le pietre, imparare il russo, imparare il cinese, imparare diciamo a orchestrare per piccola, ecco mi è iniziata a piacere l'inno, la forma dell'inno, l'esercito della salvezza, i racconti di Natale, la birra in frigo, beh, insomma poi un sacco di cose. Ma tu quando hai deciso di fare il musicista? Da piccola avevo una vera attrazione proprio fisica per gli strumenti, soprattutto gli strumenti a tasto. Trovavo proprio una cosa irresistibile che univa proprio tutto, lucine, Natale, senso di casa, tutto quello che trovavo di luccicante, quindi come le gazze che si facevano ammaliare, lo trovavo in questi tasti e soprattutto negli organi. Trovavo il pianoforte molto triste e mi piacevano molto più gli organi elettronici, quindi le loro piccole spie, i colori, erano anche anni che i colori avevano diciamo una loro si cedeva ai fascini dei colori dei registri per esempio e penso di aver iniziato
per questo, proprio per un'attrazione smodata, proprio feticista per gli oggetti a tasti. E quindi il tuo primo strumento qual è stato? È stato un organo a due tastiere di una marca italiana e ora finalmente in questo disco ho portato a compimento questa passione registrando il più grosso giocattolo, il più grosso mammifero in musica, che è questo Mighty Wurlitzer, questo organo che si vede in questo gigante, il mago, questo piccolo film. Mi piacevano così tanto i tasti che avevo preso una tavola e, non possedendo nessuno strumento, me li ero disegnati sopra. C'avevo scritto per ognuno un suono, bling, stong, qualcosa del genere. Quindi io, diciamo così, che ci giocavo. I tuoi ti hanno incoraggiato oppure, come sempre accade, hanno detto no, fai un lavoro più serio, del musicista? Ma mio padre mi ha chiamato Vinicio un po' per un colossal che gli piaceva molto, che era Quo Vadis, e un po' per un fisarmonicista che, e quindi forse in lui aveva questa, amava molto la musica e si sognava spesso Adriano Celentano. Io mi ricordo questi risvegli inquietanti dove lui diceva: ho sognato Celentano. Un predestinato, e noi non sapevamo come soccorrerlo di fronte a questo, perché naturalmente riapriva gli occhi e c'eravamo solo noi.